Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che ovviamente iniziamo parlando dell'emergenza sanitaria nella nostra regione e con la consueta cabina di regia nazionale settimanale che ha visto un leggero decremento dell'RT nazionale che scende sotto la soglia dell'1, di poco sopra quello della regione Abruzzo che dunque rimane in zona arancione. Fino a fine mese almeno l'Abruzzo resta arancione. Nessuna novità per la nostra regione dopo la cabina di regia settimanale che valuta l'incidenza del virus in ambito nazionale e regionale. L'RT in Italia scende dopo 5 settimane di aumento sotto la fatidica soglia dell'1 e si attesta di poco sopra lo 0,9. Questo quanto è emerso dagli ultimi dati resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità, che vede l'Abruzzo invece di poco sopra questa soglia. Con un RT a 1,05 l'Abruzzo dunque rimarrà in zona arancione almeno fino a fine mese. Assieme all'Abruzzo rimarranno arancioni Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta, Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Nella tabella dell'andamento delle varie regioni è il Molise ad avere l'RT più alto a livello nazionale, attestandosi a 1,38. Questa regione, insieme all'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, il Piemonte, la provincia autonoma di Bolzano, la Puglia, la Sicilia, l'Umbria e la Valle d'Aosta, ha un RT sopra l'1, mentre il resto delle regioni è di poco sotto, con lo 0,76 della Campania come il migliore dato a livello nazionale. Dunque sarà confermata la zona arancione, anche se la nostra regione è considerata tra quelle a rischio basso. La classificazione del rischio viene stilata considerando, tra l'altro, l'incidenza per 100.000 abitanti, nuovi casi segnalati nella settimana, il trend settimanale con i focolai, se in aumento o in diminuzione, stima RT puntuale, esistenza di zone rosse, valutazione della probabilità e di impatto, allerte sulla resilienza dei servizi sanitari territoriali. Terminato lo screening di massa a Pescara, il sindaco Carlo Masci chiede di continuare a fare test almeno tramite una postazione fissa. Sono stati circa 20.000 i pescaresi che nei giorni scorsi hanno partecipato allo screening. Giuseppe Dintino. Lo screening non può fermarsi e questa è l'intenzione del sindaco di Pescara Carlo Masci, ora che sono state chiuse le 3 postazioni per i test di massa. L'idea è quella di tenere operativa almeno una postazione fissa dove sottoporsi al test previa prenotazione. Il comune mette a disposizione gli spazi, ma se la proposta venisse accolta spetterà alla ASL trovare volontari disponibili. Laddove è stato organizzato lo screening, infatti, il problema è sempre stato il medesimo, quello di avere un numero sufficiente di operatori sanitari che decidano di spendere gratuitamente il proprio tempo libero al servizio della comunità. Noi continueremo, io farò la proposta al comitato ristretto dei sindaci che ho già convocato in qualità di presidente per la settimana prossima, la proposta al direttore generale di avere almeno una postazione aperta su Pescara con prenotazione attraverso la piattaforma del comune che ha funzionato benissimo. Il tasso di positività dello screening nel capoluogo adriatico è stato molto basso. Non tantissimi i cittadini che hanno aderito, sono stati quasi 20.000 i pescaresi che si sono sottoposti al test. Esattamente 19.990. I test hanno riguardato sia cittadini che si sono recati nei nostri punti dove avevamo 15 postazioni attive, sia studenti, personale ATA, insegnanti delle scuole superiori, quindi un test molto significativo. E ci sono stati 86 che hanno avuto comunque l'esito positivo dei tamponi. Lo 0,43%, devo dire che i numeri sono molto confortanti perché questa percentuale è una percentuale che ci fa stare tranquilli, ma non abbassare la guardia. Noi stiamo continuando adesso negli enti pubblici e credo che alla fine arriveremo a circa 25.000 tamponati, quindi vuol dire circa il 25%. Certo, se ce ne fossero stati di più di cittadini sarebbe stato meglio, avremmo avuto un dato più puntuale. Patrimoniale, Recovery Fund per sostenere sanità, scuola, reddito e cassa integrazione. Queste le proposte di Rifondazione Comunista che chiede una maggiore presenza del pubblico.
crisi sanitaria, crisi economica, crisi sociale e ora anche la crisi di governo. La ricetta di Rifondazione Comunista, quest'oggi in presidio a Pescara e a Teramo, prevede una maggiore presenza dello Stato a sostegno della sanità, della scuola e del lavoro, ma anche l'introduzione di un reddito di base per tutti. C'è bisogno di più pubblico, un piano di 500.000 assunzioni, perché l'Italia è al di sotto della media europea. Nella sanità, nella scuola, voglio ricordare che noi abbiamo le classi pollaio perché abbiamo la più alta percentuale di bambini o ragazzi per classe rispetto al nord Europa. La sanità è stata massacrata negli ultimi 20 anni di tagli, tant'è vero che oggi chi lavora e assiste per il Covid sono tutti lavoratori precari, infermieri, OSS e persino i medici. E poi noi proponiamo che, data la crisi sociale che sta arrivando, che è già in corso, che riguarda il lavoro autonomo, come coloro che saranno licenziati, come i precari con i rinnovi dei contratti che non vengono fatti, c'è bisogno di estendere un reddito di base per tutti, perché va garantita un diritto all'esistenza a tutti. Poi pensiamo che bisogna reinternalizzare i servizi per renderli efficienti. Insomma, bisogna fare le riforme, ma al contrario di quelle che sono state fatte negli ultimi 30 anni. Secondo Acerbo, le riforme che permetterebbero una boccata d'ossigeno in questo periodo storico di enormi difficoltà devono essere finanziate tramite i fondi europei del Recovery Fund e con una patrimoniale che ridistribuisca la ricchezza dall'alto verso il basso. È grave che neanche in questa emergenza si è avuto il coraggio di fare un'imposta patrimoniale da far pagare alla parte più ricca della popolazione, per venire incontro a chi è rimasto senza reddito e alle attività che producono lavoro. E quindi siamo di fronte a tanta demagogia, soprattutto da parte della destra, ma anche all'incapacità del governo di fare scelte coraggiose. E mentre la tenuta dei servizi pubblici e la garanzia dei diritti costituzionali sono a rischio, l'Abruzzo pensa ai provvedimenti ad personam, lo affermano le segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL. A oltre 20 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, questa viene finalmente pubblicata e tristemente si legge ciò, si conferma ciò che i sindacati avevano previsto. Con un maxi emendamento dell'ultima ora sono stati elargiti ad personam 8 milioni di euro, uno schiaffo ai tanti cittadini abruzzesi che si vedono tagliare servizi pubblici o che aspettano ristori economici dalla regione, mentre le risorse pubbliche sono destinate a singoli beneficiari che hanno qualche santo in paradiso. Le tre sigle sindacali nelle scorse settimane hanno denunciato i tagli lineari approvati nella legge di bilancio regionale per gli anni 2021-2023, parlando di una mannaia che si è abbattuta sui settori dei trasporti, dei servizi sociali e della disabilità, sull'istruzione, sulle politiche per il lavoro e sulla formazione professionale. Le tre sigle hanno segnalato come con questo bilancio verranno meno molte tutele per le fasce più fragili della popolazione. Parliamo di trasporti adesso. Autostrade per l'Italia ha presentato il piano industriale per il prossimo quinquennio. Tra gli investimenti non è prevista la terza corsia sul tratto della A14 tra le Marche e la Puglia. E per questo Marsiglio ha chiesto a Conte, al ministro delle Infrastrutture, di respingere il piano industriale. E ora il MIT chiede ad Autostrade per l'Italia di procedere allo studio di fattibilità. Nel piano industriale di Autostrade per l'Italia non c'è nessuna traccia della terza corsia tra le Marche e la Puglia. Per il prossimo quinquennio ASPI ha stabilito investimenti per 6,1 miliardi, il 110% in più rispetto al piano precedente. È un nuovo corso per lasciarsi alle spalle la vicenda del Ponte Morandi di Genova, fanno sapere dalla società dei Benetton. 2 miliardi e mezzo saranno impiegati per la manutenzione, quasi 200 milioni per la digitalizzazione dell'azienda e sono previste 2.900 assunzioni entro il 2024. Nel piano però non è stata inclusa la terza corsia sul tratto centro-meridionale della A14, attesa da anni, così da recuperare il gap infrastrutturale della fascia adriatica. Dal governatore Marsilio, che è coordinatore dell'impresa per lo sviluppo del corridoio adriatico, arriva un secco no al programma di ASPI. Marsilio ha scritto una lettera al presidente Conte e al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, chiedendo che il governo respinga il piano industriale.
industriale. La De Micheli infatti aveva annunciato, rispondendo a un question time alla Camera l'estate scorsa, che la terza corsia sarebbe arrivata anche in Abruzzo. Io ho scritto già al governo per chiedere di respingere questo piano, l'ho fatto anche in qualità di coordinatore dell'intesa dell'Adriatico Centro-Meridionale, cioè quella intesa che riunisce le regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, perché per noi invece quella è un'infrastruttura strategica della quale avevamo già chiesto al governo Conte di inserirla tra le infrastrutture strategiche da finanziare anche con i fondi Recovery Fund, comunque con i fondi di cui il governo dispone, per fare in modo che questa fascia costiera adriatica possa avere un livello di infrastrutture paragonabile a quello della fascia tirrenica, per colmare il divario che si è accumulato da decenni rispetto al resto del paese. Non possiamo attendere altri 5 anni solo per cominciarne a parlare, è adesso il tempo di farla, e l'Abruzzo insieme alle altre regioni adriatiche pretende delle risposte chiare su questo. Per la società dei Benetton la terza corsia del tratto meridionale dell'A14 non è una priorità. Un veto sul piano industriale però è arrivato ieri dal Ministero. Da Roma è stato richiesto ad ASPI uno studio di fattibilità dell'opera, così che questa, una volta validata, possa essere inserita nel piano economico finanziario da approvare in forte ritardo nel giro di 3 o 6 mesi. Il tratto interessato dovrebbe essere quello tra Porto Sant'Elpidio e Giulianova. Cronaca adesso, andiamo in Vibrate. I carabinieri della sezione di Nereto infatti hanno inseguito un'autovettura sulla quale viaggiavano 2 giovani. Appena raggiunta, l'automobile ha accelerato vistosamente la sua corsa tentando di sottrarsi al controllo. Inseguita per alcuni chilometri, l'autovettura sospetta è stata raggiunta e costretta a fermarsi. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto nel cofano un borsone contenente oltre 26 kg di sostanze stupefacenti, in particolar modo 15 kg di hashish e oltre 11 kg di marijuana, in tutto suddiviso in confezioni da 1 kg circa. I 2 giovani, uno di 34 e uno di 42 anni, entrambi di origini albanesi, residenti sulla costa vibratiana con precedenti specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione ingente ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertare la provenienza e la destinazione della droga sequestrata. Agli stessi arrestati sono state contestate inoltre anche le violazioni alle norme anti-Covid. Ancora cronaca, nella mattinata di ieri una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Prato La Peligna ha proceduto al controllo sulla A25 di un auto articolato che trasportava 329 quintali di binari ferroviari, scoprendo che si trattava di materiale rubato la notte scorsa nell'area della stazione di Manoppello sulla linea Roma-Pescara. Il conducente del mezzo, originario della provincia di Benevento, è stato denunciato per ricettazione, mentre i binari rubati sottoposti a sequestro insieme al mezzo utilizzato per il trasporto. Cambiamo argomento adesso. È slittato a lunedì l'incontro per valutare la riapertura delle piscine e le Naiadi. In quella sede infatti verrà fatta un'analisi attenta della situazione, anche alla luce della notizia arrivata dalla federazione che ha cancellato i criteri nazionali giovanili in programma a Riccione dal 9 al 14 aprile. Si terrà lunedì l'incontro fra i soci di ATI 2020 Naiadi per la valutazione riguardante la riapertura delle piscine. L'incontro, che si sarebbe dovuto tenere ieri, è slittato infatti al 25 gennaio, quando verrà fatta un'attenta analisi della situazione anche alla luce della notizia arrivata ieri dalla FIN nazionale che ha cancellato i criteri nazionali giovanili in programma a Riccione dal 9 al 14 aprile, con il differimento al 25 aprile 2021 del termine utile per l'organizzazione delle manifestazioni valevoli per il campionato italiano di categoria su base regionale. Noi, spiega l'ANSA il direttore generale delle Naiadi Nazareno Di Matteo, siamo pronti a riaprire anche il 1° febbraio. Lunedì con tutti i soci faremo un'attenta analisi della situazione per capire cosa fare e come comportarsi. Resta però una situazione difficile a livello generale che ha portato la FIN nazionale all'annullamento dei criteri di Riccione, a testimonianza di una situazione realmente difficile e complicata innanzitutto a livello sanitario. Per quanto riguarda la situazione
questione sportiva c'è un problema serio, reale, per far ripartire gli impianti, perché senza le risorse promesse ci troveremmo di fronte ad una situazione che da difficile diventerebbe drammatica, fermo restando, conclude Di Matteo, che la priorità deve restare quella della salvaguardia della salute. E noi apriamo l'ampia pagina dello sport come ogni sabato e allora andiamo in diretta da una uggiosa e piovosa, evidentemente, Salerno, dove alle ore 16 scende in campo il Pescara per un match importante contro i Granata Campani. E allora do il buon pomeriggio, munito di ombrello e non può essere altrimenti, a Paolo Renzetti, che è in collegamento con noi per quelle che sono, diciamo, è l'anteprima della partita. Insomma, Paolo, dalle condizioni climatiche non è proprio, come si suol dire, una bella giornata a Salerno. Speriamo che lo sia per il Pescara sul rettangolo verde di gioco. Buon pomeriggio. Eh sì, ce l'auguriamo, Jacopo, buon pomeriggio. Sta diluviando qui in questo momento sulla città di Salerno, condizioni meteo davvero proibitive. Siamo nei pressi del lungomare, proprio della città campana, a poche centinaia di metri dall'impianto dello stadio Arecchi. Ovviamente si giocherà a porte chiuse, così come è stato in passato, ma come puoi vedere anche potranno vedere anche i nostri telespettatori, è in atto un vero e proprio acquazzone, con tutte le strade qui adiacenti lo stadio allagate. Una partita importante per il Pescara, tra l'altro un match che si giocherà anche in un pomeriggio caratterizzato da un forte vento che potrebbe creare ulteriori problemi ai giocatori delle due squadre. Una partita importante per la formazione abruzzese che, lo ricordiamo, deve cercare di risalire la classifica dopo gli ultimi risultati, soprattutto dopo la sconfitta con la Cremonese. Per quanto concerne questo match, c'è da dire che la formazione campana è reduce da 3 sconfitte consecutive, e questo basta per capire anche come i campani di Fabrizio Castori giocheranno una gara di grande intensità salernitana, che è stata in ritiro praticamente per tutta la settimana. Nel Pescara tanti recuperi, Jacopo, per questa partita. Sono tornati anche i lungodegenti come Drudi, torna a disposizione Asensio, e ci sono gli ultimi arrivati per quanto concerne il mercato. Jorensen dovrebbe giocare addirittura dall'inizio, dunque dal primo minuto della partita dello stadio Arecchi. Dovrebbe esserci panchina per Odgaard, da capire, poi da vedere ovviamente se giocherà dal primo minuto Macin, o come sembra per lui potrebbe esserci anche panchina. Questa è anche la gara dei tanti ex, ricordiamo che ci sono diversi ex giocatori del Pescara nella Salernitana, primo fra tutti Gionberg, ma non il solo, perché c'è anche Koulibaly, c'è anche Antonucci, che però è in odore di cessione. Per quanto riguarda invece il Pescara, non sono stati convocati, mentre ora c'è anche la grandine a cadere qui su Salerno, non sono stati convocati Crecco, Capone e Riccardi, che dunque dovrebbero lasciare Pescara. Non abbiamo ovviamente le formazioni ufficiali, considerando che si giocherà tra 90 minuti. Bisogna dire che le formazioni, le due squadre dovrebbero giocare entrambe con il 3-5-2, ovvero la Salernitana, Belez in porta, poi Bogdan, Gionber e Mantovani in difesa, possibile centrocampo con Casasola, Koulibaly, Di Tacchio e Capezzi, con Ciccerelli a completare il reparto centrale, in attacco Tutino e Djuric. Per il Pescara, come detto, Sorensen dovrebbe giocare dall'inizio, dunque Fiorillo in porta, Sorensen, Bocchetti e Jarosinski dovrebbero essere i tre di difesa, Bellanova, Meusciai, Valdifiori, Maestro, Enzita a centrocampo, in attacco Galano
e Seter. Dirigerà l'incontro il signor Marini di Roma 1. C'è da aggiungere, Jacopo, che la Salernitana, come dicevamo, è reduce da tre sconfitte consecutive con 10 gol subiti e nessuna rete realizzata, dunque una squadra in crisi dopo l'ottimo avvio di campionato, e probabilmente bisognerà fare i conti anche con la voglia di rivarsa della formazione di Fabrizio Castori. Si giocherà su un terreno davvero molto allentato per la pioggia che continua a cadere qui a Salerno. A te la linea. Grazie, grazie Paolo, ovviamente grazie per questo collegamento, ti aspettiamo ovviamente a partire dalle 15.30, come avete visto insomma le condizioni climatiche a Salerno sono quelle che sono. Ovviamente l'appuntamento è per le 15.30 con Diretta Stadio, ci sarà Andrea Costantini in conduzione, gli ospiti e ovviamente Paolo Renzetti a raccontarvi la gara della Rechi, molto importante per i biancoazzurri di Roberto Breda. Domani invece alle 12.30 scende in campo il Teramo, che inizia il girone di ritorno dalla trasferta di Palermo. Biancorossi con parecchie defezioni che andranno al Barbera con Pinzauti, unica punta, e con Mungo nel ruolo di trequartista. Le assenze di Lasic e di Akite costringeranno Pace a confermare Costa Ferreira come terzino destro, mentre in mezzo, senza Rigoni, la coppia potrebbe essere quella formata da Viero e Santoro. È finito il girone d'andata, riparte quello di ritorno. Che cosa innanzitutto ti aspetti da questa seconda parte di campionato e come ti sei lasciato, che giudizio dai di quello passato oramai? Il giudizio è del girone d'andata è positivo la prima parte, un po' meno per quanto riguarda i risultati nella seconda, ma questo è chiaro a tutti. Per quanto riguarda il nuovo corso, domani inizia questo nuovo girone, siamo fortemente motivati dall'aggiustare le cose, dal mettere a posto le cose, anche in una partita difficile, ma cambia poco. La nostra grande motivazione sta nel voler aggiustare le cose e ritornare ai risultati che c'erano una volta. È una squadra difficile da incontrare nel loro campo, visto la partita con il Francavilla, e meritavano ampiamente di vincere. Poi hanno perso la partita, ma hanno avuto almeno 10 occasioni per fare gol. E per quanto riguarda noi, mancherà Iotti di Matteo, Arrigoni di Akite squalificati e Lasic infortunato ancora. Minelli che è fuori, Valentini e Celentano. La vivo in maniera sempre di grande competizione. Quando sono arrivato qua c'erano un po' di casini, ma la grande motivazione era data dal fatto di voler aggiustare le cose, e abbiamo perso le prime 5 amichevoli su 5, quindi non è cambiato niente in me, nella squadra. Avevamo voglia di aggiustare le cose rispetto alla stagione precedente, e adesso è la stessa cosa. In un campionato ci sono dei momenti difficili, questo è un momento difficile perché i risultati non arrivano, ma le prestazioni ci sono. Anche l'ultima partita non credo che la Viterbese a livello di gioco abbia fatto molto più di noi, è stata più concreta, sì, e per questo nella stessa maniera la viviamo, nello stesso modo abbiamo forte motivazione di aggiustare le cose, anche se in questo momento i risultati non vengono, ma per un motivo o per l'altro è una cosa che può starci nel calcio. La nostra grande forza sarà mettere a posto le cose e far ritornare questa squadra a vincere come faceva all'inizio, perché questa squadra ha del potenziale, è la stessa squadra e sono convinto che può tornare a far bene. Domani partirà Lorenzo Pinzauti e Mimmo potrebbe essere la partita, sì. Spostare Costa Ferreira ha depotenziato la nostra fase offensiva, perché Pedro comunque ha fatto, mi sembra, 4 assist e 3 gol. 4 assist e 3 gol, quindi capite che spostare Costa Ferreira per la nostra fase offensiva, che è una fase offensiva che vive sull'equilibrio, non è una mossa per quanto riguarda la fase offensiva, Paolo, non è una mossa molto propositiva, è che abbiamo difficoltà, non abbiamo il terzino in questo momento. E quindi sono obbligato a fare quella scelta. Certo che voglio rispostare Costa Ferreira davanti, quello ma per la nostra fase offensiva, non perché Pedro sta giocando bene anche in quel ruolo, però credo che possa fare la differenza per noi davanti, perché comunque i punti che abbiamo, molti sono venuti anche grazie ai suoi assist o ai suoi gol. E quindi per questa partita no, perché non abbiamo terzini destri. Adesso ci siamo mossi sul mercato e quindi spero che possa ritornare alla normalità.
Per quanto riguarda il mercato, stiamo parlando con la società e cerchiamo di sfruttare le opportunità che vengono fuori. In questo momento siamo ancora alle uscite. Per quanto riguarda le entrate, ancora non ci sono stati nomi concreti che possono venire qui a Teramo. Scendiamo in Serie D adesso, perché tra poco al nuovo Romagnoli di Campobasso scende in campo il Giulianova per l'anticipo della giornata numero 13 del Girone F. Allora andiamo al nuovo Romagnoli di Campobasso. Un buon pomeriggio a Gianni Bruno, che ci dà le informazioni ufficiali di questo match che vede l'esordio, il riesordio sulla panchina giallorossa a distanza di tanti anni di Leonardo Bitetto. Buon pomeriggio Gianni. Buon pomeriggio da Selva Piana, pomeriggio piovoso qui a Campobasso. Le squadre faranno il loro ingresso sul terreno di gioco tra circa 6 minuti, e allora possiamo andare con le formazioni ufficiali, cominciando da quella del Giulianova, che schiera fra i pali Amadio, poi Ancinelli, Tipaldi, Caso, Ferrini, Danna, Antonelli, De Cerchio, Padovani, Campagnacci e Fossati. L'allenatore, come dicevi tu, è Leonardo Bitetto, che vuole provare ad iniziare una nuova epoca per il Giulianova, portatrice di punti, perché è la classifica che ne ha assoluto bisogno, essendo i Giulietti praticamente al terzultimo posto, ma insomma la classifica stessa è da prendere con le molle in questo periodo, perché diciamo ci sono tanti recuperi. La stessa Olimpia Agnonese deve recuperare addirittura 5 partite. Il Campobasso di Mirko Cudini replica con Raccichini fra i pali, Fabriani, Banzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito e Vitali. Vitali che rientra dopo 3 turni di squalifica, e il Campobasso in formazione tipo. Dirige il signor Moretti della sezione di Valdarno, coadiuvato da De Vito di Napoli e Linari di Firenze. Ci sono anche i 2 nuovi soci americani che del Campobasso, che questo pomeriggio assisteranno alla prima del Campobasso da quando loro stessi sono entrati a far parte della società rossoblu. Ricordo che l'operazione di closing del nuovo socio Matt Rizzetta si è ufficialmente concretizzata lo scorso 31 dicembre. Le squadre ancora non fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Jacopo, se hai domande da studio sono a disposizione, altrimenti la linea può ritornare a voi. No, grazie Gianni, ovviamente buon lavoro per questo anticipo di Campobasso, che vedrà un Giulianova alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. Il servizio ovviamente questa sera nel corso della seconda edizione delle ore 19. Rimaniamo in Serie D, perché al netto dell'anticipo del Giulianova e con i rinvii degli impegni di Notaresco e Pineto, saranno solo 2 squadre abruzzesi a scendere in campo nel turno di domani. La Vastesi all'Aragona con il Vasto Girardi e la Castelnuovo, che tra le mura amiche ospita la Recanatese. Con 2 rinvii e l'anticipo di oggi di Campobasso, nel quale è impegnato il Giulianova di Leonardo Bitetto, la giornata di Serie D di domani vedrà in campo solamente 2 formazioni abruzzesi, Vastese e Castelnuovo. Gli aragonesi, dopo il pareggio in settimana nel recupero col Castelfidardo, tornano all'Ossa di Aragona, dove 7 giorni fa lasciarono l'intera posta in palio proprio ai neroverdi di Guido Di Fabio. Lo faranno ancora una volta profondamente trasformati, perché nelle ultime ore sono addirittura 3 i giocatori che la società del presidente Bolame ha messo sotto contratto. Si tratta di Diarra, Ciafardini e Mamona. Il primo, centrocampista maliano, classe 1999, nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia dell'Atletico Terme Fiuggi dopo le esperienze negli anni passati con Olimpia Agnonese e Gravina. Il secondo, Ciafardini, è un esterno difensivo classe 2002 di Termoli, cresciuto nella polisportiva San Pietro e Paolo della città molisana e poi passato al settore giovanile del Pescara. All'inizio di questa stagione calcistica per lui, dal Delfino il passaggio all'Under 18 del Sassuolo e ora l'approdo in biancorosso. Infine Samuel Mamona, che arriva in biancorosso in prestito dalla Vispesaro, classe 2002, attaccante di talento, nativo proprio di Pesaro e cresciuto nell'Accademia Rimini Calcio, per poi passare al vivaio del Cesena e della Sampdoria. In seguito ha fatto ritorno a Pesaro nel 2019, impiegato nel settore giovanile della Vis, e dall'inizio di questa stagione è stato a disposizione della prima squadra di Serie C, collezionando anche la sua prima presenza tra i professionisti nella gara giocata dai marchigiani a Padova. Per l'11 di D'Addario
avversario, però c'è la necessità di fare quei punti che servono per allontanarsi da una zona molto pericolosa di classifica. Dall'altra parte c'è il Vasto Girardi che invece, grazie anche alle reti di Mercai, viaggia a ridosso della zona playoff. Impegno d'alta classifica almeno sulla carta per il Castelnuovo. La formazione di Guido Di Fabio in settimana ha perso il primato solitario in graduatoria per effetto del settimo successo consecutivo dei Rieti nel recupero contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio, ma è altrettanto evidente che ormai quella nero-verde è formazione che ha i numeri per poter stare lassù. Domani però arriva la Recanatese scottata dopo la lunga pausa condita da rinvii in serie e dal pareggio interno a sorpresa contro il Castelfidardo. I lopardiani di Giampaolo sono accreditati come 11 in grado di contendere il campionato a quelle che stanno in alto, ma non aver giocato per tanto tempo può aver fatto perdere un po' di abbrivio ad un organico che ha comunque uomini in grado di provare la rimonta. Rinviate invece le gare di Notaresco, che al Savini avrebbe dovuto ospitare il Tolentino, e la trasferta a Monte Giorgio del Pineto, che in settimana ha salutato l'esterno mancino Nicolao e l'attaccante Tomassini. Il primo si accasa al Nardò, il secondo al Follonica Gavorrano. Il rossoblù di Epifani invece, in attesa di sapere quanto dovrà stare fuori Colombatti, che si è fatto male nel match contro la Cinzia Albalonga, prendono in prestito dall'Avellino il centrocampista classe 2000 Tommaso Carbonelli. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Io vi ricordo alle 15.30 diretta stadio per seguire la partita di Salerno tra Salernitana e Pescara, il TG6 invece torna puntuale alle ore 19. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.